Ehi là, sono ZadaWilix e in questo nuovo video vi mostrerò invece 10 cose che magari non potreste sapere sul mitico gioco leggendario GTA San Andreas. E sono sicuro che molti di voi danno per scontato di sapere tutto. E invece no ragazzi, ci sono così tante cose in GTA San Andreas che per saperle tutte non basta finire il gioco al 100%. E non sto scherzando. E oggi vi mostrerò le 10 cose più interessanti che ho scoperto riguardo San Andreas. Vi mostrerò anche dei trucchetti e quant'altro ancora. Quindi ragazzi, prima di cominciare, al solito vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su e partiamo subito con la posizione numero 10. È possibile sbloccare tutti gli edifici possibili del gioco senza fare nemmeno una missione di GTA San Andreas, e con questo trucco è come se voi aveste finito in un certo senso tutta la storyline principale del gioco senza nemmeno averla cominciata in un certo senso, perché come sapete, per sbloccare minigiochi come giochi d'azzardo, l'officina per le macchine o ancora l'ammunition, dovete prima fare tante missioni. Ma con questo glitch avrete sbloccato tutto come se aveste finito il gioco. Praticamente basterà avviare la prima missione, aspettare tutta la scena senza premere X, fino a quando quei figli di puttana di Tenpenny e Pulaski con la loro auto della polizia avranno raggiunto questo punto con la macchina. E praticamente quando passa il treno fate il trucco del jetpack che potete leggere nel video. Se volete stoppate il video per farlo. E una volta fatto ciò noterete che il gioco si buggerà fino ad uccidervi stranamente al posto di Carl Johnson che esce dalla macchina in questo veicolo con una BMX accanto. Quando respawnerete all'ospedale fate il trucco dei soldi che state vedendo ugualmente in questo momento nel video, comprate la proprietà più vicina a voi, in questo caso io ho comprato questa, e salvate il gioco. Dopodiché uscite dalla casa, fatevi arrestare dalla Pula, salvate nuovamente e boom, avrete sbloccato tutto nel gioco. L'unico problema è che se purtroppo volete andare nelle altre città dovrete comunque usare il trucco mai ricercato, apparso sempre nel video in questo momento. Ma nonostante questo è come se avreste sbloccato un po' tutto, insomma, e potrete andare ovunque. Numero 9. Nei casinò di San Andreas, se scommettete tutti i soldi, potete perdere addirittura un numero maggiore di quanto avete in realtà scommesso. Praticamente, dopo la perdita, il vostro conto in banca scenderà sotto lo zero e può arrivare ad un numero negativo fino a 100.000 dollari. Se i soldi scendono sotto lo zero, il vostro conto o comunque la scritta diventerà rossa. E una volta che sarete usciti dal casinò, un gangster vi chiamerà ricordandovi che avete perso tutti i soldi e che li dovete ridare il prima possibile. Se non date retta alla minaccia di questa persona, dopo un po' vi richiamerà nuovamente dicendovi che ci saranno alcune persone che vi faranno visita per parlare riguardo questo debito. Che in realtà non è che cercheranno di parlarvi gentilmente, ma proveranno ad uccidervi direttamente fino a che non avrete riscosso pienamente questo debito. Numero 8. I garage di GTA San Andreas dovevano essere presenti nel gioco in quanto erano stati inseriti nella beta, con la possibilità di comprare questi garage per farne un uso di ciò che vogliamo, potendo inserire così tutti i veicoli che vogliamo al suo interno. Però purtroppo è stato un contenuto rimosso, diciamo, in parte. Dico in parte perché in realtà esiste un trucco per utilizzare questi tipi di garage. Basterà avere una macchina della polizia, andare davanti ad uno dei qualsiasi garage con una porta simile, e una volta che si sarà aperta questa porta, mi raccomando tenete sempre la macchina della polizia davanti alla porta del garage, potrete inserire qualsiasi tipo di veicolo, compreso l'aereo o addirittura il carro armato. E non esiste un numero limitato dei veicoli che potete inserire in questo garage, basterà solo avere un po' di spazio per tutto ciò che volete metterci dentro. E una volta che avete messo tutto quello che desiderate, insomma, state tranquilli che questi veicoli non scompariranno mai. L'unico problema è che per accedervi vi servirà comunque una macchina della polizia. Numero 7. Esiste un glitch per andare a Liberty City in GTA San Andreas. Praticamente basterà entrare in questa palestra, quella vicino a Grove Street, uccidere tutti, attivare il trucco del jetpack e viaggiare quanto volete nel vuoto. A questo punto inserite qui la meta e viaggiate alla meta con il vostro jetpack. Io purtroppo ho dovuto prendere il gameplay di una persona italiana perché a quanto pare questo glitch non funziona con San Andreas remasterizzato. L'ho provato tantissime volte ma non mi è funzionato, perciò insomma ho utilizzato per questa parte il gameplay di
una persona. E se volete vedere il tutorial per andare a Liberty City in GTA San Andreas, vi lascerò il link del video di questa persona nella descrizione. Praticamente, una volta che siete arrivati in questa meta, noterete un punto giallo, quelle che, insomma, ci sono vicino alle entrate degli edifici accessibili. Insomma, entrate nel punto giallo e raggiungerete questa interna molto strana, a quanto pare di un garage o non so benissimo di cosa sia. Da qui inserite questo segnale in questo punto, come state vedendo nel video. Volate sempre verso questo segnale che avete appena inserito per un bel po' di minuti e tac, avrete raggiunto le texture buggate di Liberty City ed è possibile addirittura entrare in alcuni posti se siete in questa specie di Liberty City buggata tra virgolette. Però purtroppo solo una zona è esplorabile a piedi, mentre le altre le potremo osservare solo in volo. E nonostante sia abbastanza, diciamo, glitchata come città, creata chiaramente per lo scopo di una missione, possiamo trovare certe cose molto strane come un parco o la ferrovia ricostruita recentemente, possiamo dire. E con questo glitch della palestra potrete addirittura raggiungere moltissimi altri posti con delle interna. Basterà, diciamo, cercare queste specie di punti gialli che si riferiscono ad un'entrata di un edificio. Perciò toccate il punto giallo e sarete all'interno di alcuni posti strani che avete trovato utilizzando questo trucchetto. E a quanto pare esistono ben più di 100 posti differenti con questo glitch, alcuni addirittura mai utilizzati nel gioco. Numero 6. Se raggiungete questo punto nella mappa, quello che state vedendo sempre nel gameplay, troveremo un fotografo molto strano. Praticamente questa persona scatterà delle foto di Los Santos, dopodiché, una volta che ha scattato alcune foto, rimetterà a posto la sua fotocamera e camminerà verso l'acqua fino a farsi annegare da solo. E incredibilmente, ogni volta che raggiungeremo questo punto, in differenti giornate del gioco, il pedone cambierà aspetto. Numero 5. Dentro i files del gioco esistono tantissimi contenuti mai inseriti nel gioco prima della sua uscita e che furono rilasciati solo nella versione beta di GTA San Andreas. Abbiamo un sacco di missioni tagliate, tra cui Impounded, Doberman, Roadside Assistance, Truth è là fuori, oppure Tanked Up e tantissime altre ancora, sono veramente parecchie. Nonostante siano state tagliate, all'interno del gioco possiamo comunque trovare le loro scene, i modelli, gli audio, i sottotitoli e quant'altro ancora. Insomma, le tipiche cose che costruiscono, tra virgolette, una missione normale presente nel gioco. Ed è addirittura possibile giocare a queste missioni utilizzando varie mod. Ma non solo le missioni sono state tagliate dalla versione ufficiale di GTA San Andreas. Ad esempio, è stata tagliata la possibilità di depositare armi nel nostro bagagliaio della macchina o di qualsiasi altro veicolo che state utilizzando. Poi ci dovevano essere delle missioni di violenza, che praticamente sarebbero quelle missioni in cui dobbiamo uccidere un certo numero di persone prima che scada il tempo, come ad esempio quella che state vedendo nel video presente in GTA 5 con Trevor. E oltre a questo potevamo fare, diciamo, il pizza boy, ovvero quello che consegna le pizze, o addirittura la possibilità di fare sesso con la nostra ragazza con un mini gioco. Poi sono stati rimossi molti personaggi, mentre altri ancora sono stati modificati. La mappa doveva essere leggermente modificata e diciamo che le modifiche della mappa le possiamo notare anche in gioco andando in alcuni posti, come quella specie di locale vicino all'area 69, ed è stata rimossa purtroppo la possibilità di utilizzare uno skateboard un po' come in Bully, sia come arma che come mezzo per viaggiare o addirittura fare trick come possiamo fare con la BMX. Sono davvero infinite le cose rimosse in questo gioco, tant'è che un'ora non basterebbe per leggervele dal primo all'ultimo. Numero 4. Possiamo piazzare bombe dentro i nostri veicoli come in GTA 5 oppure in GTA 3, anche se questa funzionalità non è mai stata introdotta in San Andreas al giocatore, nonostante sia presente. Basterà andare in uno di questi garage non mostrati nella mappa, dopodiché entrateci al suo interno per poi uscire e voilà, avrete una bomba dentro il vostro veicolo. A questo punto potete attivarla premendo L1 oppure cerchio, e una volta attivata dovete uscire dal vostro veicolo e correre più lontano possibile, perché avrete alcuni secondi per uscire dato che la bomba è stata disinnescata e scoppierà dopo pochissimi secondi. In questo punto invece la Rockstar aveva messo una specie di pray and spray in cui potevamo assicurare il nostro veicolo, proprio come in GTA Online.
online. Anche se sinceramente non so come potevamo recuperare un'auto o una moto distrutta con l'assicurazione in GTA San Andreas, e forse è proprio per questo che il contenuto è stato rimosso. Numero 3. Se non volete perdere la possibilità di fare trofei, ma volete visitare ugualmente altre città non sbloccate senza nemmeno una stella della polizia, basterà avviare una missione e magicamente le stelle non compariranno mai se proverete ad attraversare uno di questi posti mentre la missione è in corso, anche se diciamo che sarà abbastanza palloso in quanto ovviamente molte mappe sono state bloccate e dovrete comunque attraversare, diciamo, il ponte bloccato nuotando. 2. Per chi non lo sapesse, San Fierro nella realtà sarebbe in realtà San Francisco, e molti posti in San Fierro, come potete vedere, sono distrutti, tra cui il ponte, questi edifici e tanto altro ancora, insomma tantissimi posti devastati. In realtà questo è un easter egg, diciamo, di un terremoto accaduto nella realtà a San Francisco nel 1989, e praticamente questo terremoto raggiunse un'intensità Mercalli fino a 9,5 di magnitudo. Questo evento tragico è accaduto nella baia di San Francisco in California e ha causato 63 morti, oltre 3.000 feriti e circa 10.000 sfollati. Ed è per questo che San Fierro in un certo senso è distrutta, perché GTA San Andreas si ambienta nel 92 e perciò tecnicamente 3 anni dopo questo orribile terremoto. Numero 1. La famiglia Grove Street in realtà non si doveva chiamare così, ma si doveva chiamare famiglia Orange Grove, e ovviamente, come dice il nome, la famiglia non doveva avere il colore verde come riferimento della gang, ma doveva possedere un colore arancione, il tutto presente nella beta. Stranamente però, prima dell'uscita ufficiale del gioco, la Rockstar cambiò idea con il nome che tutti noi conosciamo. Possiamo trovare questo riferimento di Orange Grove in alcuni muri come graffiti in cui possiamo leggere l'iniziale di questo nome tagliato dalla Rockstar, e oltre a questo CJ ha pure la possibilità di ottenere un tatuaggio con le iniziali sempre di Orange Grove Family, e a volte in alcuni suoi dialoghi citerà misteriosamente il nome della famiglia Orange Grove. Orange Grove for life, motherfucker. Quindi niente ragazzi, io spero che queste 10 cose siano state interessanti. Se è così, al solito vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su. Se volete seguitemi su vari social ed infine iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per altri contenuti. Da ZWilix è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Ride, ride, se destino è scritto da Dio, te lo giuro. Salirò in paradiso e gli dirò fanculo.